Bona tarda, uh, aquesta d'avui és la tercera conferència del cicle aquest de Matemàtiques en les Ciències i la Societat uh, que organitza Cosmocaixa amb la col·laboració del Centre de Recerca Matemàtica. Uh, la primera, el mes de gener, va ser sobre Matemàtiques i Seguretat de Dades. La del mes passat, de febrer... Uh, ara ah, no me'n recordo com es deia, però anava de matemàtiques, això, criminalitat i swarming, eh? Uh, el, fi, uh, el, mes d'abril no n'hi haurà, però la propera serà el 31 de març, eh? compta com si fos abril. Eh? Uh, es titula Matemàtiques i risc financer, Giacomo Casanova i les hipoteques subprime. Eh? Tema bastant actual i posteriorment al mes de maig n'hi haurà dues, una a començaments de maig de matemàtiques i neurociències, què pot fer el cervell, què poden fer les matemàtiques pel cervell i què pot fer el cervell per les matemàtiques. I la darrera és de matemàtiques i música, una col·laboració de Milenis. Avui ens parlarà el professor Mimó Ianelli de matemàtiques i i malalties infeccioses a matemàtiques en la lluita contra les epidèmies. Presentarà el conferencial amb la professora Silvia Quadrado de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda a tothom. Eh, és un plaer per mi presentar-vos al professor Mimo Janelli. El professor Janelli té una extensa i excel·lent carrera científica. Va estudiar a, a la Universitat de Roma, que és la ciutat on va néixer, i va començar ja la seva trajectòria científica amb contribucions molt importants en el camp de la teoria de semigrups, les equacions eh, diferencials estocàstiques i les equacions integro-diferencials. L'any 78 es trasllada a la Universitat de Trento i va començar els seus treballs en biologia matemàtica, en particular en models de poblacions estructurades per l'edat i en models per a la propagació d'epidèmies els resultats del professor Ianelli, tant des del punt de vista analític com des del punt de, de vista numèric, eh, han permès un gran avenç eh, en aquest camp, convertint el professor Ianelli en un expert de fama internacional. Ha estat professor visitant a diferents universitats, com eh, el Harvey Mudd College a Califòrnia o a Purdue University a Indiana, i ha pres part a moltes iniciatives, tant des del punt de vista especialista com des del punt de vista divulgatiu, com organització de congressos i cursos i també edició i realització de llibres i articles a, a revistes internacionals. I a més a més de tot això, té temps per dedicar-se a la fotografia i escriure poesia. Avui el professor Ianelli ens parlarà del paper que poden jugar les matemàtiques en la lluita contra les epidèmies, que és un camp on ell és un dels màxims especialistes. El grup de recerca del professor Ianelli que es diu Biological Modeling and Scientific Computing in Trento, que abreujat és Biomascot, ha participat en molts projectes en col·laboració amb institucions sanitàries sobre la modelització matemàtica de les malalties infeccioses. En particular, en aquests moments, participen en el projecte europeu FluModCon, l'objectiu del qual és la modelització de la propagació de la grip, que és un dels temes del qual el professor Janelli ens parlarà avui. Iaras, adesso la parola prosegue. Io ringrazio anzitutto eh, il professor Castellet per avermi inserito in questa serie di conferenze e Cosmo Caixa per avermi invitato e ringrazio Silvia per questa presentazione eh, così dettagliata, così lusinghiera, piena di cose. Eh, comprese le mie due piccole passioni della fotografia e della poesia che eh, io personalmente non direi ad un pubblico così ampio, ma eh, se qualcuno eh, ne parla eh, sono naturalmente contento eh, perché sono orgoglioso di queste passioni che non sono all'interno della mia eh, attività professionale. Ecco, l'argomento di questa sera... Uh, avete visto il ciclo di conferenze, e l'applicazione della matematica alle epidemie. Uh, voi avete visto altri esempi e ne vedrete ancora altri di applicazioni della matematica. Uh, io ho, ho, ho diviso il mio discorso in questi tre punti. Uh, il primo di questi uh, riguarda diciamo, il uh, problema generale dell'approccio del perché si usa la matematica nello, nello spiegare e come si usa la matematica nello spiegare i fenomeni naturali. Eh, poi, la parte centrale più uh, tipica di questa, di questa conferenza Sarà la descrizione matematica di un'epidemia, l'introduzione, la, eh, la descrizione semplificata di questo approccio, semplificata ma significativa di questo approccio matematico allo studio delle epidemie e, e poi e, e un esempio attuale che riguarda il lavoro che abbiamo svolto nell'approccio eh, nell alla possibile pandemia aviaria di cui abbiamo sentito parlare in questi ultimi anni. Ecco, allora perché la matematica? Eh, nelle altre conferenze di questo ciclo forse avete visto anche un diverso eh, approccio, un diverso uso. Io vi eh, esporrò eh, quello che può essere anche un po' ingenuo di approccio, ma è la mia visione, la visione che eh, eh, porta all'uso di teorie matematiche e, nella descrizione dei fenomeni eh, nell'ambito delle equazioni differenziali. Ecco, allora io mi immagino, eh, e questo è quello che vi voglio trasmettere come approccio, che eh, ci siano questi due mondi della teoria... scusate. Ah, ecco. Che ci siano questi due mondi della teoria matematica, che è un mondo molto astratto, eh, inafferrabile, un eh, mondo pieno di oggetti del pensiero, ma all'interno del quale si vive in modo... Molto preciso con delle regole ferree e poi c'è la realtà fenomenica che muta continuamente, però è l'ambito in cui le scienze empiriche raccolgono dati, illustrano fenomeni, li mettono in luce, mettono in luce regolarità nella, uh, nel pattern dei dati che si osserva. E il problema, il, questi due mondi vengono messi in contatto attraverso quello che è la modellizzazione matematica. La costruzione di un modello matematico vuol dire tradurre il fenomeno che eh, vive in questo mondo in termini di oggetti matematici che eh, eh, sono soltanto oggetti del pensiero, non esistono nemmeno, ecco, ma eh, re, seguono delle regole molto precise e possono essere trattati in modo da ottenere dei risultati che poi avranno la loro ricaduta sulla realtà fenomenica, attraverso la simulazione eh, numerica, per esempio, se vogliamo vedere eh, una descrizione realistica di un fenomeno, ma soprattutto perché i, le conclusioni che si possono trarre nell'ambito della teoria matematica eh, si possono ritradurre in eh, concetti che riguardano la realtà fenomenica e ci portano quindi a conoscere meglio il fenomeno, ci portano alla possibilità di controllarlo eh, attraverso un intervento che sia un intervento ragionato. Ecco, quanto vi ho detto è detto meglio dalle parole di Vito Volterra, che eh, è un eh, matematico italiano che ha vissuto a cavallo. Dei, del, del passaggio del secolo perché è nato nell'864 ed è morto nel 1940 e lui ha inaugurato il secolo perché nel 1901 ha uh, fatto la uh, prolusione all'apertura dell'anno accademico a Roma e, ed è, è uno dei padri della biomatematica, della matematica delle popolazioni. E nel 1927, quindi già in, diciamo con eh, alle spalle una grossa esperienza e una grossa responsabilità nello sviluppo della matematica e della scienza in generale in Italia, eh, 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 inizia il suo lavoro di modellizzazione dei fenomeni ecologici. All'interno dei quali possiamo anche classificare quelli delle epidemie. Comunque, lui si occupava della coabitazione di specie in un medesimo ambiente e, nell'introduzione a un suo lavoro, diceva: per poter trattare la questione matematicamente, conviene partire da ipotesi che, pur allontanandosi dalla realtà, ne diano un'immagine approssimata. Quindi, lui raccomandava come primo passo una grossa. La semplificazione del fenomeno in quella eh, operazione di traduzione della eh, costruzione del modello dal mondo fenomenico al mondo matematico. E il secondo passo, eh, ecco come può impostarsi la questione, dice, cerchiamo di esprimere con parole come procede all'ingrosso il fenomeno, eh, dopo averlo semplificato. Quindi traduciamo queste parole in linguaggio matematico. E questo è quello che dicevo. Una volta tradotto questo oh, fenomeno in linguaggio matematico, questa traduzione conduce ad equazioni differenziali. Ecco, le equazioni differenziali sono l'oggetto centrale dell'interesse della matematica in molti campi, diciamo non è l'unico settore della matematica che interessa i matematici, ma eh, comunque è un argomento centrale. L'equazione è il problema matematico. E, eh, queste equazioni differenziali sono trattabili in termini delle eh, regole di questa disciplina astratta e se ci lasciamo guidare, se allora ci lasciamo guidare dai metodi dell'analisi, dice Volterra, siamo condotti molto più lontani di quanto potrebbero portarci il linguaggio e il ragionamento ordinario e possiamo formulare delle leggi precise e matematiche. Ecco quindi vedete eh, questo portarci molto più lontano è eh, il senso dell'uso della matematica nell'ambito di una disciplina empirica. Eh, oggigiorno oh, la matematica entra, come abbiamo visto poi nella lista delle, delle, delle eh, conferenze che ci sono state e che seguiranno, eh, la matematica entra in molti settori della, della scienza. Eh, eh, Prima ehm, diciamo, quando è nata con Galileo nel 600 eh, era soltanto la fisica la disciplina con cui si era stabilita questa forte alleanza, ma al giorno d'oggi eh, non è solo la fisica, è la chimica, eh, l'economia, eh, la psicologia, eh, l'ecologia, la biologia e così via. Diciamo non c'è eh, settore della vita eh, comune in cui la matematica non possa dire qualche cosa. Come diceva Galileo eh, nel, già nel 600, il libro della natura è scritto in eh, linguaggio matematico, in simboli matematici. Ecco allora, questo è il, è il pro, programma che eh, Volterra eh, eh, stabilisce all'inizio eh, del Novecento, nel 1927. E questo è il programma che adesso vi voglio... Mostrare come portare avanti nell'ambito della descrizione matematica di una epidemia. E rimaniamo sempre in quegli anni, negli anni di Volterra, eh, tanto per aggiungere un piccolo oh, elemento di storia: eh, perché, nel, in quegli anni 1926-1933, questi due eh, scienziati, Kermack e McKendrick, eh, mh, pubblicano un primo lavoro contributo alla teoria matematica delle epidemie, uno, poi seguirà il 2, il 3 e il 4 in tutti quegli anni. Ora, eh, questi due signori che vedete qui sono Kermack è un è laureato in matematica, è un inglese è laureato in matematica, però poi ha lavorato come chimico nelle scienze applicate e poi per un incidente agli occhi si è unito a McKendrick per lo studio appunto delle epidemie e McKendrick eh, eccolo qui è un colonnello medico quindi ha il compito di cercare di controllare certi fenomeni di massa eh, ed è allievo di eh, Ronald Ross eh, un premio Nobel per la medicina anche lui un eh, ufficiale medico e eh, anche lui eh, un eh, eh, amante della matematica come McKendrick, che è un abile eh, dilettante in matematica, e anche lui, nello studio della malaria, ha un libro che riguarda la modellizzazione matematica. Ma questi nomi di Kermack e McKendrick ricorreranno dal 1926 in poi con un periodo di, eh, un po' più oscuro, di, 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 in cui queste cose si dimenticano perché c'è la guerra in mezzo, ma nel 1970, ecco, insieme alla nascita dell'ecologia, dell'interesse più vivo per i problemi di ecologia e, e quindi anche per i problemi sanitari delle popolazioni, questi problemi vengono ripresi. I matematici, se volete, se ne accorgono di più di quanto non fosse prima. E c'è un forte sviluppo che dura fino ad oggi, sia nella matematica stimolata dalla, eh, dai problemi che l'epidemiologia pone, e sia nell'ambito dell'epidemiologia, perché la matematica fornisce degli, degli strumenti. Ecco, allora adesso io vi presenterò oh, come il programma di Volterra si traduce nell'ambito di una epidemia. Eh, e questo costituisce in fondo il proprio, il primo loro lavoro. Eh, che poi è stato alla base di tutti gli sviluppi successivi. E prima però di parlare appunto della modellizzazione della matematica, vediamo eh, proprio i, eh, i dati, il mondo fenomenico, come sono fatti, come è fatta un'epidemia. Eh, questi dati sono quelli della peste di Bombay nel 1905. Eh, questa curva continua eh, per ora non ci interessa, ritornere ci ritorneremo eh, sopra dopo. Guardate questi puntini, questi sono settimana per settimana, in quest'asse ci sono le settimane: il numero di nuovi casi di peste nella città di Bombay e vedete che c'è una salita drammatica, molto acuta, poi c'è uno stop. E l'epidemia comincia a discendere. Questi casi cominciano a essere sempre molto meno, molto meno, fino a che finiscono. Queste sono soltanto macchie del foglio, non sono dati dell'epidemia. <ride> allora, eh, questa forma a campana rovesciata è effettivamente la forma tipica di un'epidemia, eh, dell'esplosione epidemica in una città abbastanza popolata. E eh, questo infatti, meno drammaticamente si tratta del morbillo, di una malattia che è comunque importante, eh, nel, nella mia regione, nel Trentino, in anni abbastanza recenti, 77-78, vedete che eh, ciascuna di queste curve è grosso modo una curva a campana, c'è una grossa salita, uno stop e una discesa. Salita, stop e discesa. Ciascuna di queste curve riguarda un'area differente del Trentino perché il Trentino è diviso in valli che sono un po' separate tra di loro. E poi infine, come altro esempio, possiamo vedere quello dell'epidemia eh, stagionale di influenza, le influenze che ci sono tutti gli anni, o un anno sì, un anno no, anche questo, questo si tratta della basilicata nel 2004-2005, anche qui vedete c'è una salita di casi, uno stop e una discesa. Ecco, allora eh, come possiamo tradurre questo fenomeno eh, per seguire il, eh, di il programma di Voltaire? Allora facciamo quello che Volterra diceva: cioè compiamo delle approssimazioni anche grossolane, per ora non ce ne preoccupiamo. E infatti con la prima approssimazione è veramente grossolana, perché consideriamo la popolazione omogenea, la popolazione della nostra città eh, è costituita da. Abitanti che non sono diversi l'uno dall'altro, sono tutti uguali, come delle particelle di un gas dentro una scatola e girano in questo gas e si possono toccare tutti quanti. Questa è la prima approssimazione, molto grossolana, che poi produce tutta una serie di problemi quando si, sviluppare in altre si voglia sviluppare in altre direzioni questo modello. E poi ci sono altre due ipotesi, che sono anche ragionevoli. In fondo, la popolazione è chiusa e la dinamica demografica non significativa, vuol dire che non ci sono nascite e morti, vuol dire che non ci sono immigrazioni ed emigrazioni. Siccome vogliamo studiare un fenomeno in un intervallo di tempo abbastanza limitato, eventuali allontanamenti della realtà da queste ipotesi sono tollerabili dal modello, dalla descrizione che vogliamo fare. E questa è la nostra idea, la nostra idea grossolana. È un'idea grossolana, ma che ci permette di scrivere eh, lo stato della situazione, di descrivere lo stato della situazione con tre funzioni del tempo. Una ci dice il numero degli individui che sono suscettibili, cioè sono quelli che possono prendere la malattia e, e son, non l'hanno mai presa, sono sani, non sono immuni. Poi ci sono gli infetti, anche questo è un numero al tempo t del numero di infetti, sono quelli che sono malati e che possono infettare gli altri. E infine ci sono i rimossi, oppure eh, detti gli immuni, cioè quelli che avendo avuto la malattia sono guariti e adesso non possono più prenderla né ovviamente trasmetterla. Questo, queste tre funzioni descrivono lo stato, sono variabili di stato, descrivono lo stato della nostra epidemia. È una semplificazione, ma vedremo che dei contributi riesce a darli. E dobbiamo però completare il modello. Dobbiamo completare il modello per vedere come variano. Eh? Eh, dobbiamo finire di scri per scrivere quelle equazioni differenziali di cui parlava Volterra: come variano i, i nostri suscettibili, suscettibili, infetti e immuni eh? al variare del tempo. Ecco allora che eh, dobbiamo descrivere il passaggio da questa scatola che contiene i suscettibili a questa scatola che contiene gli infetti a questa scatola che contiene gli immuni. E il passaggio tra i suscettibili e gli infetti, eh, la descrizione di questo passaggio, costituisce il meccanismo dell'infezione. E allora noi ragioniamo in modo molto semplice, però efficace. Eh, beh, noi sappiamo che ogni infetto nel nostro gas di abitanti può incontrare S, perché è il numero dei suscettibili, tutti i suscettibili di questa città può incontrare. Se gli infetti sono in numero di I, posso, gli incontri possibili con infetti sono I moltiplicato per S. Ecco, allora noi diciamo che c'è una frazione beta efficace di incontri nell'unità di tempo. Cioè questi possibili incontri non si verificano tutti, se ne verifica solo una frazione. E di questa frazione soltanto una frazione eh, si eh, completa con una nuova infezione e quindi con un passaggio dalla scatola S alla scatola I. Questo rappresenta il numero di nuovi infetti nell'unità di tempo. E poi c'è un altro parametro, mm, in tutto sono due la descrizione è molto semplice, un parametro detto tasso di guarigione che è legato alla durata media della malattia, dell'infezione, perché la durata media è uguale a 1 diviso questo parametro gamma secondo un ragionamento che si fa abbastanza standard. E allora con questa frazione di eh, gamma di individui infetti che guarisce nell'unità di tempo, possiamo descrivere il passaggio da questa scatola a quest'altra. E quindi abbiamo detto tutto quello che succede, lo abbiamo detto a priori con una descrizione grossolana eh, ma efficace, traducendo intanto la situazione in termini di tre funzioni e due parametri. Cosa resta da fare? Resta... Eh, eh, resta da eh, tradurre questo meccanismo nelle famose equazioni differenziali. Eh, prima però di fare questo passiamo un momentino indietro, come vedete qui, e eh, torniamo a questo beta. Il modo in cui l'ho descritto è un modo un po' gross troppo grossolano, perché ehm, non dice nulla su quello che è il comportamento degli individui. Ecco allora con un ragionamento un po' più sofisticato si può oh, far vedere che questo beta è ragionevolmente rappresentato come il prodotto di eh, due numeri diviso un terzo numero. Il primo è il numero di incontri che ogni individuo, ognuno di noi ha nell'unità di tempo, in media su tutta la popolazione. Il secondo, questa chi è la probabilità di risultare infettato in un incontro con un infetto. Non tutti gli incontri con infetti sono naturalmente infettivi e allora eh, pensiamo che una certa frazione eh, che rappresenta appunto la probabilità di questa eh, infezione sia data da questo parametro chi. E poi è tutto diviso per n che è il numero di abitanti della nostra eh, città. E vedete che eh, questo beta che poi in, eh, nel complesso rappresenta la frazione efficace di incontri nell'unità di tempo, cresce al crescere degli incontri, come ragionevole. Cresce al crescere dell'infettività della, della eh, malattia, però decresce al crescere della popolazione nel suo complesso. Cioè eh, eh, più è grande la popolazione, più in qualche modo è diluita l'infezione e quindi è più difficile prendersi. Una, eh, prendere l'infezione, farsi infettare se il, il numero di individui è molto grande. Ecco, allora con questo ragionamento andiamo avanti, torniamo al nostro schema e lo traduciamo in equazioni differenziali. Queste sono le equazioni differenziali. Molti di voi che conosco anche sanno già che cosa sono queste equazioni differenziali, ma diciamo è la traduzione del fenomeno dinamico. Eh, diciamo queste, questi simboli. S', primo, I' e primo, R' primo sono le derivate, sono gli oggetti della matematica, ma eh, sono semplicemente incrementi, è il modo matematico, se volete, più complicato e fantasioso, per parlare di incrementi nell'unità di tempo, di variazione di quelle funzioni nell'unità di tempo. E allora è chiaro che la, la variazione dei suscettibili è soltanto una diminuzione, un meno qualche cosa che rappresenta l'uscita da questa scatola di suscettibili. Mentre, per ciò che riguarda gli infetti, gli infetti abbiamo un'entrata, quindi questo stesso termine che pareggia i suscettibili che escono, e poi un'uscita che è, è legata alla guarigione. E così poi, per ciò che riguarda gli immuni, c'è soltanto un aumento dovuto alla guarigione. Ecco, allora abbiamo fatto il nostro modello. Abbiamo, consegniamo ai matematici questo eh, sistema di equazioni differenziali e eh, possiamo utilizzare il modello per fare delle conclusioni. La prima domanda fondamentale che ci poniamo è, è beh, diciamo, descriviamo veramente l'epidemia? Quindi, cosa si verifica al passare del tempo a seguito dell'introduzione di un gruppo di soggetti infetti nella nostra popolazione? Cioè, possiamo descrivere quelle curve che abbiamo visto? A questo punto noi, eh, beh, Kermak e McKendrick ci hanno lavorato su tanto numericamente, ma noi possiamo mettere questo sistema dentro un calcolatore adesso nel 2009, anche nel 2000, anche nel 1990 potevamo farlo, ecco, e otteniamo questo risultato, che è una curva a campana rovesciata, quindi qualitativamente il nostro modello riesce a spiegare effettivamente quello che succede nella realtà. E poi naturalmente possiamo andare avanti. Questo è soltanto un risultato qualitativo. Beh, sì, ho visto che l'epidemia prima cresce e poi decade. Sono riuscito a simulare questa operazione. ecco eh, Che cosa abbiamo ottenuto nei confronti di una vera epidemia? Ebbene, allora torniamo a quel disegno che vi avevo fatto vedere prima. Questa volta. Oltre ai puntini potete guardare anche questa curva continua che rappresenta la soluzione che avevano dato Kermack e McKendrick con più lavoro che l'uso di un calcolatore e, e il tasto che segue all'applicazione di un programma, ecco, ma vedete che la loro curva effettivamente descrive scegliendo i due valori giusti dei parametri beta e gamma descrive l'epidemia della peste di Bombay nel 1905. La descrive naturalmente, vedete, questi puntini si adattano abbastanza bene, poi a un certo punto c'è una discrepanza e poi si discende. Eh, perché? Perché abbiamo fatto delle approssimazioni. Il lavoro dei matematici e dei modellisti non finisce qui, naturalmente. Da qui si apre soltanto una porta su un campo sterminato. Ecco, ehm, quindi il modello può non essere adeguato, e se vogliamo anche eh, adattarci a questi dati, forse. Possiamo modificarlo? O forse possiamo essere contenti di, questi, di questo risultato, perché magari la discrepanza col modello non è così elevata. Tutto qui? No, non è tutto qui. Perché, eh, come avevo detto all'inizio, una volta che uno si mette a studiare il sistema di equazioni differenziali, cioè ha questo giocattolo matematico da analizzare, eh. Eh, succede che eh, nello studio di questo um, eh, oggetto matematico eh, eh, emergono eh, delle eh, informazioni che sono significative anche per l'interpretazione del fenomeno. E infatti che cosa si, eh, si vede subito? Si vede subito che, subito si vede, eh, eh, che eh, questa combinazione dei parametri è particolarmente significativa. Quella, il prodotto tra C, CHI e TAU, eh, se è un numero che R0 lo si indica in genere, eh, rappresenta poi obiettivamente il numero di infezioni secondarie che un individuo infetto produce durante la malattia in una popolazione tutta suscettibile. Eh. E questo parametro eh, è, eh, contiene in sé le informazioni sulla aggressività della, della malattia perché eh, è vero che eh, si, supponiamo che la popolazione sia tutta suscettibile, ma è chiaro che questo R0, se è molto grande, vuol dire che l'epidemia è molto forte, da un infetto ne vengono fuori tanti, se invece è piccolo, da un infetto ne vengono fuori pochi. Questo parametro è quello che conta nelle pandemie, quando l'epidemia incontra quel nucleo di infetti che abbiamo in, in, inserito nella popolazione, Incontra una popolazione che non ha mai sperimentato la malattia e quindi non contiene nessun individuo immune, detta la popolazione. In realtà, nel, nelle situazioni non pandemiche, eh, eh, quello che conta è il numero eh, di riproduzione effettivo: cioè, va moltiplicato questo R0 eh, per questa frazione tra i suscettibili e la popolazione totale. Questo numero effettivo è effettivamente la uh, cosa importante perché se lo seguiamo lungo quella curva epidemica vediamo che questo numero effettivo è maggiore di 1 finché sale e poi è minore di 1 quando scende quindi abbiamo nello studio del sistema identificato una quantità che è più significativa di ciascuna componente del sistema stesso questa R0 effettivo al tempo T che siccome in questa curva è maggiore di 1, è chiaro che produce, eh, che rappresenta una situazione in cui un infetto al termine della sua malattia riproduce sia se stesso più qualche cosa in più e quindi fa aumentare il contenuto di infetti, mentre in quest'altra situazione non riesce a pareggiare i conti, alla fine della propria malattia non c'è più un infetto, ma ce n'è un mezzo che lui ha provocato, o un quarto e così via, e quindi l'epidemia si estinguerà a questo punto. E il modo che si può analizzare in cui questo R0 eh, effettivo eh, prima è maggiore di 1 e poi decresce, eh, eh, è contenuto all'interno del, del nostro sistema. Questo è un fatto molto importante perché ha una ricaduta, perché vediamo un caso eh, adesso che <coughs> eh, può essere anche eh, strano perché io sto facendo una simulazione in questo, in questo caso eh, di una popolazione in cui inseriamo 100.000 eh, infetti e non c'è scritto qui ma la popolazione... Totale di 500.000 infetti, quindi un quinto della popolazione è infetta a questo punto, improvvisamente. Beh, ma siccome l'R0 effettivo, cioè ci sono anche degli immuni nella popolazione, non è maggiore di 1, è minore di 1, vedete che l'epidemia scende, si estingue. Quindi in questo caso non siamo in una situazione epidemica. E allora questa è la situazione che noi vorremmo avere ed è questo il modo in cui noi possiamo intervenire. Perché questo R0 è all'istante iniziale e se tenuto minore di 1 fa in modo in una popolazione, per esempio con la vaccinazione, o per esempio con dei comportamenti sociali controllati, o per esempio eh, con un'operazione un, un, un di screening eh, molto efficace, eccetera, si può tenere basso. E quindi questo principio di soglia eh, si può sfruttare in modo da tenere questa soglia bassa per evitare che all'arrivo di qualche gruppo di, di infetti scoppi l'epidemia. Certo, ci saranno altri infetti, perché un infetto poi infetta altri, però l'epidemia è contenuta, vedete, decresce, decade da sola, senza far niente, mentre prima, prima esplodeva e poi finiva per cadere. E questo poi è un esempio di casi differenti. Vedete, l'R0 pandemico è alto, 10, però qui abbiamo una dose di immuni che lo rende uguale a 4, ma sempre maggiore di 1, e quindi l'infezione cresce e poi decresce. Questi altri due casi invece sono con un R0 minore di 1 e quindi l'infezione... La Decresce asintoticamente e si estingue. Ecco, queste sono delle informazioni che il modello può fornire. C'è anche di più perché eh, se andiamo a vedere eh, l'andamento di tutte queste funzioni, adesso, infetti, suscettibili eh, e rimossi, eh, vediamo che insieme a questi infetti eh, che, eh, per i quali l'epidemia prima eh, cresce e poi decresce, per cui quindi prima crescono e eh, formano la solita curva campana. I suscettibili decrescono, gli, gli immuni crescono di conseguenza e alla fine dell'epidemia questi suscettibili finiscono per arrivare a un valore che non è zero. Uno potrebbe pensare: beh, eh, diciamo, in un'epidemia eh, è certo che finisce l'epidemia, sono diventati tutti immuni. Invece no, non diventano tutti immuni. Abbiamo sempre un contagio incompleto, eh, questo lo chiamiamo principio del contagio incompleto, perché alla fine dell'epidemia permangono individui suscettibili e questo livello può essere grande o basso. E questo livello è un'informazione importante perché se al di là della singola esplosione epidemica noi vogliamo studiare la eh, ricorrenza annuale di queste malattie, noi ci dobbiamo occupare all'anno uh, successivo, ci dobbiamo preoccupare che il livello di suscettibili sia abbastanza basso per stare sotto soglia. E allora, tenuto conto di quelli che non si sono infettati la volta precedente... Tenendo, dobbiamo tener conto dei nuovi nati, dell'immigrazione, quello che volete, e dobbiamo intervenire con vaccinazioni o con controllo per tenere bassa la soglia. Quindi questa anche è un'informazione importante. Eh, uno potrebbe dire, beh, una volta che c'è stata l'epidemia, l'anno prossimo non c'è più e invece no, bisogna stare attenti perché c'è questo ricambio di suscettibili che potrebbe provocare eh, eh, un'altra esplosione epidemica. Ecco, eh, diciamo questo è il modello più semplice. Eh, gli sviluppi del modello so, vanno in tante direzioni, sono oh, direzioni che eh, potrei eh, continuare ad elencare, potrei continuare ancora ad elencare, ci sarebbe un elenco lunghissimo. Qui ne cito qualcuno, ne cito qualcuno perché poi nella parte successiva uh, della nostra chiacchierata um, eh, entreranno in gioco alcuni di questi aspetti. Eh, il modello che abbiamo fatto per esempio non, tiene, eh, non, eh, non si adegua al caso di malattie non immunizzanti. Cioè, quelle che, eh, per le quali dopo essere guariti eh, gli individui diventano di nuovo suscettibili. E quindi c'è sempre questa soglia benedetta che rischia di andare sopra e eh, eh, provocare una nuova epidemia. Tant'è vero che eh, quello che succede con malattie non immunizzanti è che si stabilisce un livello di endemicità, un piccolo nucleo di infetti che c'è sempre nella popolazione e in condizioni particolari di variazione della popolazione potrebbe provocare poi un'esplosione epidemica. Ma c'è un piccolo core di endemicità e la stessa cosa succede quando introduciamo l'interazione con la demografia. Io all'inizio ho detto studiamo l'epidemia in un periodo molto breve in cui eh, morti e nascite eh, non, eh, si, possono, eh, si possono trascurare, e se cominciamo a non trascurare le morti e le nascite dobbiamo tener conto anche di questo nuovo ingresso di suscettibili per poter valutare le questioni di soglia. E quindi anche qui, per esempio, la conclusione è nell'endemicità della malattia. E poi, eh, eh, quell'ipotesi fondamentale che eh, eh, era chiaramente grossolana ma che ha funzionato perché ma, che, ma Kendrick, il fatto di considerare la popolazione come un grande gas di individui tutti uguali quella è chiaramente l'ipotesi che va eh, eh, corretta eh, maggiormente e infatti bisognerebbe tenere conto della struttura di età degli individui. Ci sono classi di età differenti. Eh, sicuramente le, una malattia infettiva per trasmissione venerea eh, non non riguarda le classi di bambini, i bambini più piccoli, mentre magari l'influenza sì, è più importante il gruppo di bambini piccoli perché sono quelli che si incontrano di più a scuola e così via, quindi questa struttura introduce modifiche del modello che possono essere molto significative. Poi ovviamente la struttura geografica. L'Italia è lunga, ci sono tante regioni, il nord e il sud non sono in contatto come eh, gli abitanti del nord e del sud non sono in contatto come all'interno della propria regione. Addirittura nel Trentino, come dicevo prima, ci sono delle valli e la popolazione non è in contatto come nella città di Trento, perché per andare nelle valli eh, ci vuole un certo tempo, eccetera, eccetera. Tant'è vero che si vede una struttura in quella, in quella diapositiva che vi avevo fatto vedere. Quindi la struttura geografica è anche molto importante. E poi la struttura sociale. A, a questo punto la parola struttura introduce una variante nel modello e delle, eh, e, e delle eh, prospettive che eh, mh, vanno studiate eh, e che portano problemi, problemi matematici ai matematici e eh, risposte. Eh, ai medici per poter controllare le epidemie in una forma più strutturata. E poi va bene, c'è il problema della mutazione dei virus, la malattia non è solo una, sono due simili, poi c'è il problema della trasmissione da vettore, la malaria, perché la malaria viene trasmessa tramite una zanzara, e, insomma, quindi le cose si complicano, bisogna vedere la popolazione delle zanzare, la demografia delle zanzare, le malattie portate dai ratti, bisogna vedere che cosa succede e così via. Puntini, puntini, puntini. Eh, ci sono tante varianti che dagli anni 70 in poi, o se volete dai tempi di Kermack e McKendrick, hanno alimentato sia la matematica che l'epidemiologia. E l'ultima cosa che, di cui voglio parlare è appunto quella di un modello molto più strutturato di quello che vi ho fatto vedere, che eh, tiene conto di alcuni di, eh, di quei punti che ho elencato prima e riguarda eh, la uh, costruzione di un modello di simulazione eh, che abbiamo fatto in Italia con eh, il nostro gruppo di Trento e un gruppo di medici di Roma, ha partecipato anche Giorgi eh, Ripoll che qui, eh, nel periodo in cui eh, era da noi a Trento, e eh, eh, abbiamo oh, costruito un modello di simulazione eh, in attesa della pandemia aviaria. Perché sapete che eh, l'influenza aviaria non esiste, esiste soltanto per ciò che riguarda eh, gli uccelli, i volatili in generale, ma eh, quello che si teme è che ci sia una mutazione che permette di trasmettere questo virus da uomo a uomo e allora a quel punto si innescherebbe un processo pandemico, quella epidemia eh, di Kermack e McKendrick che sarebbe una pandemia, a quel punto sarebbe l'R0 puro che giocherebbe il suo ruolo in questa cosa. Ecco e allora ehm, le istituzioni sanitarie sono pronte a fare qualche cosa, che cosa? Eh, Tante cose, eh, le, le, elenco, le elenco qui. C'è un piano di intervento che eh, il, eh, le istituzioni sanitarie hanno predisposto per poter far fronte. Ma non sappiamo che effetto avrebbe. E allora abbiamo dovuto eh, costruire. Un modello, eh, poi il piano pandemico lo, lo discutiamo in dettaglio, ma abbiamo dovuto costruire un modello che tenesse conto di tanti di quegli aspetti di quell'elenco che abbiamo detto prima. E allora, la prima cosa eh, che abbiamo dovuto eh, introdurre nel modello alla kermack McKendrick, eh, quello che prevede eh, suscettibili infetti e immuni, abbiamo dovuto eh, tener conto di un'altra classe. Un'altra classe di individui eh, epidemiologica che riguarda quegli individui che sono... Come si dice, esposti, cioè hanno preso la malattia ma non sono ancora in grado di trasmetterla. E siccome per l'influenza questa eh, esposizione dura due o tre giorni e l'influenza nel complesso dura una settimana, è una frazione del tempo di infezione importante che può modificare l'effetto dell'infezione eh, del, del, dell eh, in ciò che riguarda la, la trasmissione. E allora abbiamo dovuto costruire un modello che tenesse conto di un'altra classe di persone. Poi abbiamo strutturato per regioni, ci sono 20 regioni in Italia e abbiamo dovuto tener conto del fatto, eh, con questa matrice dei contatti, eh, dei contatti intraregionali, cioè all'interno della regione più facili, e dei contatti interregionali. Eh, da una regione all'altra più difficili, basati sui dati di mobilità attraverso le linee aeree oppure i treni e così via. Quindi tutti i dati statistici che abbiamo dovuto inserire nel modello. E poi è strutturato per classi di età, 12 classi di età in realtà eh, sono quelle eh, per le quali abbiamo eh, i dati che fornisce l'osservatorio epidemiologico e allora siamo costretti, a, per fare dei confronti anche con i casi precedenti di influenza, siamo costretti a usare le stesse classi di età. Comunque qui vale quel discorso che dicevamo prima, perché abbiamo dovuto strutturare la famiglia, quanti individui di età, quanti figli ogni famiglia media italiana ha, quanti bambini vanno nelle classi e così via, per poter costruire anche qui una, eh, nella matrice dei contatti costruire anche i contatti tra classi di età differenti. I bambini tra di loro si contattano molto di più che i loro genitori o che eh, i genitori dell'uno con i bambini dell'altro e così via. Ecco, allora con questo modello abbiamo valutato questo piano di intervento che adesso vi descrivo rapidamente. Ovviamente si parla di vaccinazione. Eh, sì, vaccinazione con il vaccino pandemico, che eh, per ora non esiste. Il vaccino specifico per il virus dell'influenza aviaria non esiste perché non esiste il virus dell'influenza aviaria, esiste quello tra i volatili, non quello che si trasmette da uomo a uomo che dovremmo ottenere per mutazione. E allora eh, l'idea dei medici, le, le, le informazioni che loro ci hanno dato è che il vaccino vero, pandemico cosiddetto, eh, potrebbe essere pronto in 12 settimane dall'inizio dell'epidemia. 12 settimane sono tante come vedremo. E, e poi eh, l'idea era quella di somministrarla eh, subito, appena ottenuto il vaccino, e poi una seconda dose dopo sei settimane. E poi grosso modo l'effetto protettivo si potrebbe vedere sei settimane dopo la prima dose. Quindi insomma andiamo abbastanza, abbastanza eh, lontano dall'inizio della pandemia e vedremo che eh, ci saranno dei problemi. Oppure si può fare un vaccino pre-pandemico che si può eh, fare, eh, costruire, sulle, eh, sui virus che ci sono a disposizione, quelli dell'influenza aviaria, quelli delle altre malattie, quelli che geneticamente vengono identificati come simili al possibile eh, virus eh, dell'influenza aviaria. E quindi questo si potrebbe dare anche un po' prima, perché già è, sta, è sotto studio, stanno pre preparandole e così via. Quindi questa sarebbe un'altra un strategia. Poi il piano intervento prevede che queste vaccinazioni siano eh, distribuite diversamente eh, negli individui della, di tutta la popolazione. Quindi i lavoratori dei servizi essenziali saranno quei medici, eh, il, eh, altri operatori importanti, eh, verranno vaccinati per primi. Poi eh, le persone di età un po' avanzata, più fragili, più deboli rispetto all'influenza. All Infine la classe 3, quella dei bambini tra i 2 e i 18 anni, perché eh, sono quelli in età scolare, sono quelli che si ammassano il più possibile. E poi alla fine l'ultima classe, quella dei più forti, che possono farne a meno, quelli da 40 a 65. Ecco, questo oh, è la, la, il programma di vaccinazione del piano di intervento. E poi ci sono un altro paio di interventi che cos, costituiti dall'uso di antivirali, antivirali generici, sono quelli che possono diminuire il tasso di contagiosità e che eh, per tradizione si danno ai familiari di qualcuno che ha avuto l'influenza. E gli, gli si dà per due o per quattro oppure per otto settimane, visto che c'è un malato in famiglia gli si danno questi antivirali per proteggerli il più possibile per un pochino di tempo. E infine le misure di quarantena, eh, quelle che ai bambini piacciono moltissimo perché c'è la chiusura delle scuole, eh? Eh, piacciono a qualche impiegato perché gli uffici non essenziali sarebbero chiusi per quattro settimane. Poi una cosa che non piace a nessuno, però eh, anche questa è efficace: la restrizione di cinema, teatri, palestre per otto settimane. Eh? Questo è il piano che il Ministero aveva predisposto e quello che abbiamo fatto noi è quello di inserire queste eh, misure all'interno del nostro modello complessivo. E adesso negli ultimi minuti che ci restano vi faccio vedere che cosa abbiamo ottenuto. Ecco, questo è eh, l'epidemia che verrebbe fuori nel nostro modello senza nessun intervento, eh, assenza di intervento. Il risultato sarebbe che questo AR, che è il cosiddetto attack rate, eh, e che è la percentuale della popolazione che si è infettata durante l'epidemia, eh, quindi vuol dire eh, tutti quelli che si sono ammalati, sarebbe del 35%. 35% in Italia vuol dire 20 milioni di persone. Eh. Non tutte, magari, grave, gravemente, ma tra tutte queste infezioni ci potrebbero essere delle, eh, de, 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 dei casi gravi, se non altro per le conseguenze eh, che potrebbero portare. Quindi questo è un tasso non accettabile. E allora vediamo cosa succede con il nostro intervento. Prima di tutto, cosa succede se diamo il vaccino? Pensiamo al vaccino. Beh, il vaccino non riesce a operare perché non riesce a operare in tempo. Vedete la riduzione è di qualche unità percentuale, dal 35 si passa al 32-33%, ma questo è perché il vaccino arriva do alla dodicesima settimana e insomma mentre il picco uh, è qui nella sedicesima settimana arriva troppo tardi e ormai tutti i giochi sono fatti e riesce a influenzare soltanto questa coda eh, dell'epidemia che è quella meno interessante, meno preoccupante. E allora il vaccino pandemico da solo non è sufficiente. Il vaccino prepandemico, l'uso del vaccino prepandemico oltre al vaccino pandemico naturalmente, pre, eh, prima dell'uso del, del vaccino pandemico si può somministrare questo prepandemico. Bene, la conclusione è: vedete qui c'è la curva eh, dell'epidemia senza intervento, e queste sono le curve con intervento vaccinando le categorie 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Insomma, vedete che la differenza non è molto alta anche col vaccino pre-pandemico, e la, eh, la riduzione percentuale del tasso di attacco è, è di un 10% circa, eh? ancora non accettabile. Se. Usiamo gli antivirali? Beh, qui non abbiamo nessun effetto. Gli antivirali servono soltanto per proteggere un po' di tempo le persone. Ma appena finito quel, quel, quel trattamento, escono di casa e incontrano eh, uno degli, degli altri milioni di infetti e si infettano anche loro. E quindi qui gli antivirali da soli non servono a niente. E la quarantena. La quarantena, eh, beh, diciamo mio figlio sarebbe contento di questo risultato perché direbbe: beh eh, visto che eh, chiudendo la scuola per eh, tot settimane l'epidemia si è spostata, eh, allora chiudiamole per tutto il tempo, così si sposta sempre di più. Va bene? E così non, non, eh, non andiamo più a scuola. Ecco. Comunque vedete che il risultato. In totale, appunto, non, non, non è eh, significativo perché c'è sempre questo 34-35% che si sposta soltanto nel tempo e eh, quindi non, non ha effetto. E allora, eh, se mettiamo insieme gli antivirali, la quarantena e il vaccino pandemico, ecco che la nostra curva, oltre a spostarsi un po' grazie alla quarantena. E, e fa in modo che il vaccino arrivi abbastanza in tempo per ridurre un po' l'infezione. Però vedete siamo ancora sul 20-24%, siamo riusciti a ridurla soltanto del 10%. Ecco, e allora l'importanza del vaccino prepandemico, perché a questo punto, eh, oltre a questa curva eh, dell'epidemia senza intervento, vedete la prima curva di vaccinazione delle categorie 1 e 2, dove si attua il piano completo è abbastanza più bassa, se uno va a misurare non è proprio il 10%, è forse il 15%, ma se poi si vaccinano anche le altre due categorie eh, ci si può abbassare abbastanza fino ad arrivare al 5-10%. E questo è lo sforzo massimo che si può fare, però capite, dal 35% al 5% è, una buona, è un buon risultato. È un buon risultato della matematica? Un buon risultato dell'organizzazione eh, dell dell eh, sanitaria, insomma. Eh, beh, qui la matematica ha semplicemente registrato e ha fatto vedere che, eh, che cosa succede. Eh, ha mostrato alcuni scenari che, eh, che possono essere analizzati. E ovviamente, eh, un risultato che la matematica fornisce è. Non perdete tempo a fare il vaccino se non volete fare altri interventi. Non perdete tempo con la quarantena, fate studiare i bambini lo stesso eh, se non volete fare altri interventi. Se volete raggiungere l'effetto occorre che tutti questi interventi siano messi insieme. Non perché la somma è di più, del, ma perché la sincronizzazione di questi effetti è più di ciascuno dei degli effetti eh, trattati singolarmente. Ecco, eh, questa è l'ultima eh, slide che vi mostro. Eh, questi risultati, come dicevo, eh, sono dei risultati della simulazione matematica, non sono Vangelo né per la medicina né per la matematica, perché sono tutta una costruzione che è, è, si basa su questi due piani, sul piano empirico che eh, eh, fornisce dei dati che sono sfuggenti per conto loro, sul piano teorico che eh, fornisce dei risultati che in un modello così complesso che occorre studiarli col calcolatore in qualche modo, è basato su principi, su un'idea di quello che succede che eh, naturalmente è tutta pensata. Però la sintesi di, entrambe, que, di entrambi questi punti di vista fornisce una risposta che può essere parziale, può essere debole, ma è l'unica che abbiamo. E, eh, questa stessa situazione ve la eh, eh, fornisco, lo potete leggere appunto senza il traduttore, eh, eh, grazie a Giorgi Ripol che mi ha fatto questa traduzione eh, eh, in catalano. Eh, eh, un, eh, sono alcune righe del romanzo di Italo Calvino, il mio autore preferito di letteratura in Italia, il modello dei modelli sicuramente lo conoscete e comunque conoscete Italo Galvino e, e vi consiglio di leggere il libro Palomar perché è molto bello e dice qualche cosa anche lui sui rapporti tra la matematica, la modellizzazione matematica e la realtà. E a questo punto uh, vi ringrazio per la vostra attenzione e anche la mia mascot che si chiama Iskra, il mio cagnolino che mi segue in tutte le conferenze. Vi saluto e vi ringrazio. Podeu fer preguntes al professor Janell, les podeu fer en català o castellà perquè hi ha el servei de traducció. Sí, molt bé, gràcies per la conferència i per l'italià intel·ligible. Santes, molt bé. Jo tinc una pre-pregunta i una pregunta. Quan vostè parla de simulació parla d'integrar el sistema d'equacions diferencials o d'una autèntica simulació en què l'ordenador va fent interactuant, en aquest cas, infectats o virus? Eh, eh, gràcies a lei per eh, la eh... Per i complimenti, <ride> comunque eh, diciamo eh, queste simulazioni che abbiamo fatto sono simulazioni di equazioni differenziali, quindi eh, risoluzione numerica di questo sistema molto complesso di equazioni differenziali eh, ordinarie. Eh, su, su un sistema molto ampio perché appunto ci sono tante classi. C'è questo ehm, approccio alternativo che anche nel nostro gruppo abbiamo, eh, abbiamo portato avanti e conferma eh, gli stessi risultati, che è l'approccio diciamo, informatico in cui è il calcolatore che eh, simula eh, la situazione di una città o dell'Italia con eh, tutta la sua struttura, eh, quindi eh, si tratta di avere eh, 60 milioni di eh, punti che interagiscono tra di loro secondo queste regole che si stabiliscono dell'automacellulare, del, insomma. Ecco, e i risultati confermano, sono abbastanza simili, ecco, questo sicuramente. Sí, pues, bueno, sí, pues, la segunda pregunta tiene que ver con eh, el espacio. Eh, me sorprende que no aparezca el espacio. no, porque en este, en este tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales, parecería en principio que un término de difusión sería importante porque una cosa es que una persona se infecte y luego no es lo mismo que haya carreteras o no haya carreteras, que haya avión o que sea simplemente una difusión. es irrelevante realmente el espacio. Dunque, ehm, eh, i problemi di nei problemi di popolazione eh, la diffusione la si può modellizzare in molti modi. Eh, quello dell'uso di equazioni differenziali eh, di reazione e diffusione è anche un, un modo standard eh, che eh, però appunto eh, descrive la diffusione eh, di una popolazione in una zona diciamo omogenea e la, la, la diffusione eh, è una diffusione random eccetera diciamo all'interno di una città potrebbe essere appunto questo il modello ma eh, quando si tratta di eh, molte eh, molti siti di questo network eh, forse è più eh, è una questione anche di, di, di gusti se vogliamo. Ma ehm, è, è più adatto pensare alla, a due zone, a individui in ciascuna zona e alla possibilità di contatti di infezione l'uno con l'altro. Perché noi non vogliamo eh, studiare eh, dove vanno a finire questi individui. Eh? Noi vogliamo vedere come questi individui si contagiano in questo contesto. Poi in tanti altri problemi, se volessimo studiare per esempio il fronte di diffusione, che so, da Milano in giù, allora sarebbe una cosa differente. Sempre con gli automicellulari si può fare, però avremmo equazioni differenziali di tipo alle derivate parziali, di reazione di diffusione, eccetera, sarebbe importante. Diciamo che è stato fatto per la peste della eh, del, che, che peste nera che ha invaso l'Europa sono stati studiati con, sulla base di dati chiaramente un po' inventati, un po', eh, però è stato studiato il fronte di propagazione e questa è anche una cosa importante nell'ambito delle epidemie, non in questo caso, ma eh, nel caso in cui ci siano eh, che so, epidemie portate da vettore, allora la propagazione di questo vettore è importante, calcolare che fascia eh, di protezione bisogna misurare, ecco, e questo viene fatto con, con equazioni alle derivate parziali e così via. Non è questo il caso. Ma... Oh, lei, eh, posso aggiungere forse un'altra cosa. Eh, in questo modello i risultati che ho mostrato sono cumulativi, però naturalmente abbiamo anche la propagazione da Milano in poi, eh, cioè si può vedere poi quali sono gli abitanti che si infettano e in che tempo e con che ritardo si infettano. a part dels models matemàtics, etc que es facin aquí, jo el que m'agradaria saber, una de les coses que ha dit, és que, per exemple, quan és una població molt extensa, la propagació és menor i més lenta que no pas en una població més, més reduïda i més concentrada. Quina explicació hi ha perquè sigui així? Eh, el problema és es que eh, si la població és grande, Eh, gli infetti eh, si nascondono meglio in una popolazione grande perché eh, è più difficile che un infetto un infetto incontrerà i vicini, ma è più difficile che incontri il, quelli eh, che sono più lontani in qualche modo. Quindi c'è questo effetto di diluizione nel momento in cui molti di questi individui diventano immuni. E allora eh, la popolazione che diventa immune è più diffusa e diluisce l'infezione ancora di più e così via. Insomma è un effetto che grosso modo si può descrivere in questo modo, poi lo si vede dalle equazioni. Non so se ho risposto... <ride> els, els resultats canvien molt segons el tipus d'infecció, és a dir, segons el virus, o, però sensiblement -sen -sen diferents són els resultats o... o, es comporten de la mateixa manera? Ma, eh, diciamo, la forma qualitativa, se vogliamo, és sempre la stessa. Ecco, però um, io adesso non ho le slides, ma si potrebbe vedere anche nel modello semplificato che il variare di questi due parametri, beta e gamma, produce un allargamento della, della campana oppure una restrizione, un picco più alto, un picco più basso. Ci sono vari, vari effetti delle combinazioni di questi, di, queste, di questi parametri e questo dipende naturalmente non solo dalla natura della malattia, anche da quella naturalmente perché eh, questo implica la durata maggiore o minore dell'infezione, ma anche dal tipo di contatti che ha la popolazione, quanto è assortita, quanti appunto, quanto è, è grande, quanto, eh, cambia la forma di questa campana sicuramente. Poi a seconda del tipo di malattia ovviamente già per esempio una differenza grossa è tra eh, le malattie che eh, immunizzano e le malattie che non immunizzano per esempio. Non abbiamo visto che, che curve vengono fuori ma eh, sono stati usati questi modelli per eh, eh, malattie come eh, la tubercolosi, per esempio, che è una malattia che poi si può riprendere, eh, la gonorrea, che è un problema che non appare alla superficie, ma esiste, insomma, che eh, costituisce un nucleo di infezione eh, sempre permanente, endemico, eh, questo nel caso di malattie non, non, non immunizzanti. E poi, per esempio, le malattie mh, portate da vettori, come la, la malaria o eh, altri tipi di encefalite, per esempio da zecche, eh, che sono trasmesse attraverso dei mammiferi, dei topi, eccetera, o la peste anche dai topi, se vogliamo, però quella si trasmette poi da uomo a uomo. Insomma, ecco, a seconda di questo eh, i modelli variano addirittura e, e le forme delle, delle campane variano di conseguenza. Sí, una pregunta de curiositat. Aquest tipus de models valen també per estudiar plagues, per exemple, com de llagostes, ratolins, totes aquestes coses? És el mateix problema? Plagues. No hi ha paraula en italià, per això? No. Ah, ecco, sí. Eh, abbiamo visto la, la peste di Bombay, per esempio, è una... Comunque, Eh, beh, eh, un'altra eh, cioè la risposta non è solo una battuta. Nel senso che, eh, eh, se vogliamo studiare, per esempio, delle piaghe d'Egitto, le cavallette, allora quello è un problema di ecologia e quello è un altro problema che, vabbè, non è una malattia infettiva, ma è un'aggressione alla vegetazione a, eh, da parte di specie animali che hanno una. Una crescita enorme e non sono controllate da nessun predatore, o magari appunto l'introduzione del predatore potrebbe, cioè c'è cioè, tutta una serie di, di cose. E, e tra le piaghe d'Egitto, non ricordo se ci fossero delle, delle piaghe sociali, ecco, come le guerre, eccetera. e forse anche le guerre si potrebbero eh, modellizzare, o forse si potrebbero evitare, punto e basta. <ride> Si eh, sono studiati i possibili effetti caotici del modello? Eh, no, questo modello non, non produce effetti caotici. Eh, in altri modelli eh, che eh, sono molto più strutturati eh, possono insorgere sia soluzioni periodiche che eh, anche eh, diciamo, passaggio al caos. Eh, questi, eh, diciamo, la, la fenomenologia delle equazioni differenziali eh, mh, è tutta presente anche in questi modelli. Eh, eh, in genere quello che succede è che eh, i dati realistici eh, eh, conducono a delle situazioni eh, come quelle che abbiamo visto, insomma, stabili. Eh, a volte eh, delle oscillazioni, certo, che si possono prevedere in relazione per esempio a, a, a questo eh, rinnovo di suscettibili, si possono eh, rinnovi suscettibili che fanno esplodere periodicamente la malattia, eccetera, ecco, delle oscillazioni, quindi soluzioni periodiche per intenderci, si vedono. E comportamento caotico no, diciamo è una cosa in questi modelli realistici, è una cosa tutta teorica possibile, certo. Molto no bene, niemés preguntas? Molto bene, dons tonem las gràcies un altre cop al professor Ianelli.